Buonasera a tutti, grazie a tutti quelli che hanno voglia di passare questo po' di tempo lontani ma vicini con... Sabrukeleus. Non si senti mia madre. Non sento più. Di 315 librerie e più di 200 editori che insieme hanno sostenuto, sostengono questo progetto e che consentono anche di avere questi incontri distanti, dicevo, ma insomma lo stesso ci permettono di parlare dei libri, parlare degli autori e parlare dei libri. Pur nella fatica di vederci da lontano, devo dire, è bellissima l'immagine di Mauro dentro alla sua tana. Della E Tana. questo, e questo ci ripaga sicuramente dalla distanza. Questo libro che presentiamo questa sera, cerco di far vedere la copertina, L'ultimo sorso, vita di Celio. Mi piacerebbe, Celio noi l'abbiamo un po' conosciuto in altri, così, a sorsi, diciamo così, piano piano, l'abbiamo conosciuto nel Volo della Martora, l'abbiamo conosciuto in Gocce di Resina. Ma qui Celio prende la vita sua, qui Celio viene fuori con tutta la sua storia. Vuoi Mauro presentarcelo, Celio, per intero, come dire? Sì, intanto vi saluto, saluto tutti veramente col cuore. Ma Celio, come ho avvertito all'inizio, non è tutto lui. C'è una buona parte di Celio, ma c'è tanta parte di me e di altri personaggi, bracconieri, cacciatori, bevitori, che però mi hanno insegnato tante cose. E se sono qui a parlare di questo libro è anche merito loro. Volevo dire che la mia tecnica, e tu hai detto bene, la mia tecnica è quella di incuriosire, e quindi in tutti i miei precedenti libri ho fatto un accenno a questo personaggio sciagurato, ma di un'intelligenza superiore a quasi tutti, in modo che la gente cominciasse a chiedersi, o il lettore ovviamente: ma questo Celio chi era? E finalmente ho dato forma, ho costruito questo personaggio che è molto pessoano, perché è un eteronimo in pratica. Molte cose belle, battute sue, gliele ho regalate io, erano mie, ma no. In questo caso però Celio è esistito veramente, e come un grande albero al quale ho innestato tutti questi rami che non sono dello stesso albero, ma fanno parte, ho costruito l'albero. A me serviva un uomo di tal fatta, un amico di tal genere. E quindi raccogliendo qua e là, e anche raccogliendo soprattutto lui, ho costruito questo personaggio. Ovviamente c'è molto di vero, la sua morte, la guerra, c'è tanto di lui, ma non è tutto suo. Lui era, tu dici, nato per quanto appunto costruito di tanto, è nato nel 1910, quindi è stato per te è stato per te, io ho un po' paura che la mia connessione non sia buonissima. Ogni tanto si perde voce, sì. Va bene. Vabbè, proviamo lo stesso. Lui è nato nel 1910 ed è stato quindi un po' un maestro per te. Io ti vorrei fare Sì. una domanda sui maestri. Non so se anticipo troppo delle cose, Mauro, ma mi piacerebbe che tu provassi a dirci qualcosa su cos'è per te un maestro, cioè cos'è stato in senso di maestro Celio per te, ma anche Celio era uno che rubava con gli occhi, imparava vedendo fare, aveva un senso dell'apprendere pratico, esperienziale, mi viene da dire. Cos'è per te un maestro? E la domanda in più è anche cosa potrebbe essere oggi un maestro? Un maestro
ci sono vari tipi di maestri. C'è un maestro, ad esempio, tecnico, che ti può insegnare a fare lo scalpellino, a fare l'artigiano, a fare gerla, a fare poi c'è il maestro, e quello è importantissimo, c'è il maestro che senza dire niente senti che ti può aiutare. C'è il maestro, diciamo, psicologico, cioè il vero maestro è quello che senza tante chiacchiere comincia a darti fiducia e fa capire a un ragazzino che ce la può fare, che non è un fallito come mi diceva mio padre, che non sei un buono a nulla. Il vero maestro è quello che riesce a fare sì che tu abbia fiducia in te stesso. E questi sono stati tutti i miei maestri. Cioè, mio padre non è stato un maestro, è stato maestro di naufragi, di affossamento. Se io lavoretto a mio padre, sarei un povero barbone, perché mi diceva sei un buono a nulla, non sai fare niente, non hai coraggio. Io non avevo niente, secondo lui. Invece mi affidavo a questi bracconieri, boscaioli, operai anche di... soprattutto a Celio, ma come Celio c'era Ottavio, c'era Ian De Tocci, c'erano tantissimi maestri. Mi affidavo a loro perché questi mi facevano sentire che qualcosa potevo valere. Quando si andava a caccia, per fame, voglio essere chiaro per non suscitare rumori, quando si andava a caccia per mangiare, perché eravamo poverissimi, la famiglia più povera del paese. Cioè, mio padre, quando uccisi il primo camoscio a 11 anni, mi disse, la sua frase fu, se lo sbagli t'ammazzo. E allora uno non ha più coraggio, dice di no, spara tu. Invece Celio, che era lì con noi, disse, guarda che quello lì è quello che hai sbagliato tu la settimana scorsa. Lascialo fare il canai, cioè il bambino, ragazzo. Ecco che queste persone mi davano fiducia e mi insegnavano anche manualmente, tecnicamente le cose. Invece con mio padre non, sarebbe stato, diciamo, tecnicamente anche un buon maestro, ma non riusciva a insegnare ai suoi figli se non picchiandoli. Ma e tu ti senti, Mauro, un maestro? Io penso a tutti quelli che in questo momento ci stanno scrivendo, arrivano dei messaggi veramente interessanti su questo, proprio per questo qualcuno che dice addirittura ti voglio bene, Mauro, e quindi attraverso quello che tu hai scritto evidentemente arriva anche una relazione, una relazione con l'autore, non soltanto con il libro. Però molti scrivono proprio questo: tu sei un maestro, ti senti così? No, però se il mio comportamento, se quello che faccio, se la mia lealtà di vita e di comportamento e quindi con anche cadute disastrose, perché uno che è se stesso, che fa il se stesso senza giravolte, senza anche cadute brutali, non mi sento un maestro, però noto nei ragazzi che mi vedono come un riferimento alla semplicità, all'andare in montagna, a fare sport. Perché io non ho mai negato ai giovani, non ho mai detto a un giovane non bere, perché è un'ipocrisia, è come pretendere che non piova. Io allora ho costruito un libricino per insegnare loro a bere, non si fa demagogia o ipocrisie. Quindi invece vorrei veramente fare un maestro, mi piacerebbe radunare attorno a me dei ragazzini, ma tanti, anche 30, 40, e creare una scuola d'arte del legno, delle ceste, della tornitura dei tronchi, del bassorilievo, dell'intaglio, e insegnare loro la manualità. Chi ha passione, ovviamente, mica tutti hanno voglia. Cioè creare una scuola per non perdere ancora l'uso delle mani, che, badate, deve andare di pari passo con la tecnologia. Lontano la me l'idea del nostalgico, allora si stava meglio. No, io stavo molto peggio allora, andare a elemosina con mia nonna a Cellino, 17 chilometri, per guadagnarci quel che si doveva mangiare l'indomani. Però mi dispiace che si stia perdendo l'uso delle mani, ma forse la mia è solo una nostalgia, perché mi chiedo anche, ma nel terzo millennio, quelli che nascono oggi o domani o fra 10 anni, avranno ancora bisogno
di sentire l'uso delle mani? Io credo di sì, perché è uno dei cinque sensi, non sei quanti sono, cinque. Il tatto, il sentire, no? Il toccare, dai a un ragazzino un blocco di argilla e fallo impastare, fallo cercare di modificare, vedete che lì sta la naturalezza, la naturalità dell'essere umano, l'archetipo. Quando io avevo i figli piccoli, erano talmente piccoli, 5, 4, 6 anni, che si divertivano tutto il giorno a giocare con che cosa? Ma ore, con i truccioli del cirbolo. Truccioli. Ecco, la semplicità del bambino bisogna recuperarla o quantomeno non perderla del tutto. Adesso un ragazzino non sta lì 8 ore a sentire i truccioli del cirmolo in mano, che sembravano riccioli, capelli biondi. Però mi piacerebbe essere maestro di manualità per quei ragazzi che avrebbero voglia di imparare, questo sì. A questo però tu non hai nemmeno mai fatto mancare tutta la parte delle letture, del confronto con la letteratura, con tanta letteratura che hai letto e che probabilmente hai fatto tua anche, quindi le due cose insieme, viene da dire, almeno sei un esempio da questo punto di vista di uno che insieme alla mano ha fatto andare bene anche il cervello? Oh certo, ma guai separare la manualità e l'esercizio. Guarda, il grande scrittore Jean Giono diceva la divina capacità di fare qualcosa con le mani, ma ovviamente ci vuole anche la lettura. Ho scoperto che siamo la nazione che legge meno, 24% contro il 97% della Germania, 94% della Francia. Cioè, però non è che il lettore lo costruisci con questa nostra conferenza, lo devi cominciare da bambino a leggergli delle fiabe, la mamma, il papà la sera, a leggere delle fiabe, anche inventarle, far finta di leggerle. E poi quando avrà 6 anni andrà a scuola, imparerà a leggere, cioè creare il lettore, ma non per dar da vivere agli autori e arricchire le case editrici o gli autori stessi, ma perché leggere è una farmacia che ti sta sempre attorno. A me sinceramente sono un caso a parte, però mi ha salvato la vita la letteratura, e forse, come disse Borges, era meglio che mi fossi limitato a leggere. Quindi ecco, questa compagnia della lettura, ma qualsiasi cosa, e noi a volte sbagliamo a non costruire il lettore da bambino, il futuro lettore, perché gli farà bene quando avrà momenti tristi. Io ho passato dei momenti terrificanti che non mi aiutava più nella scultura, nelle arrampicate, nonostante le facessi entrambe, ma mi ha come si dice, addormentato dai pensieri tristi la lettura. Quando cominciavo a leggere non sapevo più nulla di quel che mi era capitato, dei dolori, delle privazioni, e quindi la lettura è una farmacia in casa, veramente. Ascolta, tornando un po' a Celio, tu prima dicevi un po' dannata anche la sua vita, nel senso di una vita faticosa, cresciuta, partita fin da piccolo in maniera faticosa, ma non per questo non ricca. Ecco, questa fatica che però porta ricchezza, in Celio, dove ha trovato? È stata la natura? È stata la montagna? Non sono state le relazioni, tu dici? Lui è stato un po' lontano dalle relazioni. Cosa è stato a far sì che dentro a quella dannazione ci fosse la ricchezza? Era stata una mossa di salvamento. Celio aveva capito fin da giovane che la vita è difficile, mostruosa a volte, con qualche barlume, qualche lampo di serenità, di contentezza. Bada che non dico gioia, dico contentezza, non ho mai usato la parola, sono felice o gioioso. Ecco, e lui aveva capito, e quindi ha cercato, prima di tutto nella natura, perché aveva queste doti di camminatore, di scalatore, e poi nell'impegno manuale, nella curiosità di imparare, non ha fatto altro che fare quello che ho fatto io. Cercare di ottundere la difficoltà,
il sapere che la vita è mostruosa a volte, per lui quasi sempre, quindi lui si era già votato allo sfacelo, fin da piccolo. E questa è un'intuizione che ha avuto veramente anche terribile, capire un ragazzino che non vale la pena nulla. Allora c'era, cioè, anche, e qui aveva ragione, ma non è che abbia visto in anticipo e da quando l'uomo si rizzò in piedi che è così, aveva capito di non fidarsi del nostro prossimo. Non si fidava perché sapeva che prima o dopo avrebbe ricevuto la badilata in faccia. Quindi mi diceva, se non senti il cattivo odore della gente, ma non perché non si lavasse la gente, perché mentiva, perché usava la tecnica delle apparenze. Lui, ciao, come stai? Che piacere rivederti. Poi ti spacchi le gambe. Ben li sta, dicono dietro l'angolo. Questa è l'umanità e non è cattiva, è solo insicura. E l'insicurezza porta a una difesa e a un attacco vile, a un attacco meschino. Questo aveva capito Celio e anch'io avevo capito. Non lo metto in pratica perché ho deciso di giocarmela. Guarda che... La Rochefoucauld nel 1624 aveva detto una frase nelle sue massime sentenze: nelle disgrazie dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. Questa è una frase tremenda, eppure è verissima. Il ciao come stai non gli andava più bene, ah che piacere rivederti, no. Lui si era dedicato la vita a se stesso e anche per farsi odiare. Cioè, se tu ti fai odiare, quando muori non piange nessuno. Sono parole che sono piombo, ma sono la realtà. Io l'ho sperimentato con mio padre. Spero che i miei figli non abbiano questa, diciamo, ambizione. Però mio padre si è fatto talmente odiare con le sue violenze e le botte. Adesso sbandierano tanto la violenza sulle donne, ma mia mamma... finita in coma 3 volte e l'ultima volta ero già sposato con Prole. Ecco, quindi quando è morto mio padre, sì, mi è dispiaciuto a livello, insomma, era il tuo padre, però non ne ho sofferto, perché non mi ha dato nulla se non botte. E anche mia madre ci abbandonò che avevo 6 anni, mio fratello 5, che poi morì in Germania, e l'altro fratello 6 mesi. Cioè, non è che la mia sia stata una vendetta. Avrei voluto, adesso che non ci sono più, avrei voluto, purtroppo adesso che non ci sono più, avrei voluto parlare, dire sediamoci qui, invece non c'è stato dialogo, e questa è una cosa che mi porterò alla tomba sicuramente. Spesso nei tuoi libri, ma in questo io ho trovato tanto, c'è questa fatica del vivere, così, come posso dire, proprio un dolore dell'andare avanti. Ma è la fatica della montagna, dei paesi chiusi, delle vie impervie, o tu pensi sia... No, in questo caso si aggiungeva un punto in più alla fatica, alla difficoltà. Il mio paese si chiama Erto, che nei sinonimi contrari significa ripido, molto scosceso, difficile, eccetera. Ecco, ma penso che questa difficoltà della vita, difficoltà dell'esistenza, Pessoa definiva questa tragedia chimico-fisica chiamata vita, credo che sia in tutta l'umanità e in tutti i periodi, anche in questo, solo che allora era più raccolta nei paesini e bene o male ci si dava una mano. Adesso si è dispersa la paura della vita, il dolore non è più affidabile a un amico, qualche volta, qualche rara volta, non è più una comunione mal comune mezzo gaudio, no, siamo ognuno per conto nostro, e questa è la difficoltà, che non è solo la difficoltà economica che in questo periodo, ecco, batte alla porta con insistenza anche quella, ma è la difficoltà di stare al mondo, il male di vivere, che a vari livelli abbiamo tutti, c'è chi lo tira avanti, lo sopporta, fa le sue cose come ho fatto io, come ho fatto tanti, ma non crediate che quello che è successo, quello che vedete, che vince i premi, che
Quando chiudi la luce per provare a dormire, allora sei con te stesso e credo che pochi ridano prima di addormentarsi e dire sono felice. Sì, qualcosa. Una parte di questo poi in Celio si traduce anche nel non voler mettere al mondo figli, no? Tu dici questa sua scelta di non voler. Questa l'ho fatta dire, questa l'ero regalata io a Celio, ma è roba mia questa. Sì, io adesso per carità non vorrei, io sono contentissimo di avere questi figli, proprio sono la mia vita, cioè sono il futuro, se io sopravvivo in maniera decente anche, e anche per loro, soprattutto per loro, ma mio padre e mia madre cosa hanno messo al mondo? Chi? Ha messo al mondo gente che ha sofferto e che ti vada bene che hai la salute, se hai la salute. Quindi non dico di non mettere al mondo figli, per carità. Però, anche perché sai che siamo un paese veramente in difficoltà sulle crescite, sulle nascite. Ma non c'è, sono altri problemi. Hanno capito anche le donne che mettono al mondo gente che non sai se hai un lavoro, non sai se hai un futuro, se non sei raccomandato non esci fuori da niente. E poi, cioè, ma questo non è niente, queste sono cose materiali, diciamo, ma un ragazzo che metti al mondo, un bambino che metti al mondo, poi cresce, poi ha difficoltà, magari è timido, non riesce a relazionarsi, va in depressione, cioè sono cose che io sinceramente quando chiesero a Borges ma lei è mai stato felice? Disse ma forse qualche volta che non ricordo, anch'io, io sono un uomo contento perché ancora ho le mani buone, riesco a fare queste sculture, un albero di Natale che era già un albero, Celio diceva, l'hai rovinato, era più bello l'albero che la scultura, ma lui era drastico. E quindi, invece è bellissimo vederlo lì in fianco a te, fa già sentire, è di Cirmolo, si sente il profumo da qua. Questo qui è fatto con la motosega, ovviamente a un ragazzino non potrei dare in mano, ma potrei insegnare come fare, che si può fare anche senza motosega, a mano, con un coltellino. Ecco, adesso io non vorrei passare per quello che non vorrebbe più che nascessero figli, per carità, però sappiate che quando nasce un bambino, nasce un dolore, la vita gli farà male in qualche modo, quindi cercare di educarlo a non fargli mancare niente, non dargli superfluo, esagerazione, lasciarlo anche che desideri qualcosa, no, accontentarli sempre, però metti al mondo gente che ha dolore, avrà dolore. Certo. Ascolta, a proposito di questo tema del superfluo, lo dice Celio o glielo fa dire Mauro Corona, non lo so, il rapporto con il denaro, quel che è sufficiente, non il di più, il non voler avere più di quello che è necessario. Come lo vuoi descrivere tu questo tema del rapporto con denaro? Ripeto, in Celio ma in Mauro Corona. No, quello me l'ha detto lui e diceva una frase che ahimè ho dimenticato, perché dopo che è uscito il libro mi sono venute in mente tante cose che non mi ricordavo mentre scrivevo sta biografia. Quindi adesso sto segnando tutte queste cose dimenticate e magari fra un paio d'anni sarà un seguito, le massime di Celio. Ma lui diceva molto di più, Ischei rovina il carattere delle persone. Cioè, ho conosciuto amici che sono venuti su dal nulla, poi hanno fatto i soldi tanti e sono spariti, sono andati via, no? Per paura che magari uno in difficoltà gli chiedesse dei soldi. Cioè, ho conosciuto gente che ne aveva tanti e mangiava rapanelli per non spenderli. Il denaro, se noi pensiamo, serve quello che serve. Bisogna vedere che sogni hai, che desideri hai, che ambizioni hai. Io ho una Panda di 32 anni fa e mi va benissimo, a parte che mi hanno detto che inquino l'aria. Va bene, la userò una volta al mese per andare a arrampicare. Ecco, ma se tu cresci tuo figlio creandogli sogni impossibili, questo avrà bisogno di denaro. Guardate tutto lo sfacelo della politica che hanno beccato, perché
queste persone che hanno sottratto soldi perché per vivere non hanno bisogno di una buona natura, di guardare un panorama, un orizzonte, dire cosa ci sarà di là, ma hanno bisogno della barca, Monte Carlo, delle ville. Cioè, questa è una mancanza veramente di vita, perché si perde vita, si perde tempo. Allora, se tu ricevi un'enorme eredità, bon, ti trovi sti soldi, un po' te li tieni, un po' fai beneficenza ai tuoi amici, li compri una... Ma questa voglia spasmodica di soldi per avere oggetti. Celio, quello, gli bastava un pasto al giorno, un litro di vino, il resto regalava. A proposito di un litro di vino, tanto, tanto torna questo tema del vino, dell'alcol, del bere, tanto torna nel farlo sentire una salvezza, un momento di soluzione del momento faticoso, tanto è un gusto proprio e tanto anche poi è una dannazione, una fatica e così. Vuoi parlarci un po' di questo, Mauro? Come no, è un demonio che ha percosso tutta la mia famiglia e quelli prima, anche me. Adesso sono riuscito il 17 di dicembre, sono 4 mesi che non tocco alcol, ma è una battaglia perduta. Perché guarda che in libreria, però, se vieni in libreria, però non ti salvi, Vedremo. Cioè dall'alcol, ma io l'ho fatto non tanto per la mia salute, che la mia salute è fatta in un modo che potevo bere petroliere, la mattina andavo a scalare, né mal di testa, mai avuto niente. Però anche per il rispetto dei miei figli, per la loro dignità, vedono il papà ubriaco, però so anche che ricadrò. Io cercherò di tenere il più possibile, ma dall'alcol non si esce, lo si può sospendere. Ho conosciuto amici che l'hanno sospeso 18, 19 anni, 7 anni, 15 anni, 10, ma poi sono tornati, perché è un veleno, è una vipera, anzi è un vipero l'alcol. E quando ti morde, basta pensare a Jack London, memoria di un bevitore, per anni non gli piaceva l'alcol e si costringeva a farselo piacere, finché gli piacque lo portò alla tomba a 40 anni o 41. Quindi anche questo è stato un problema, ma Celio lo sapeva, solo che voleva farsi fuori. Cioè lui sapeva benissimo che andava incontro a farsi male, però voleva quello. Siccome non scelse mai il gesto definitivo, se lo costruì adagio con quel veleno lì. Stavo leggendo nei commenti una cosa bella su quello che dicevi prima sui bambini. Diceva il libro, questa signora dice, Tati, il libro di favole per mio figlio è stato uno stimolo per me a creare fiabe nuove. Ah, bellissimo. Io ho scritto 2 libricini per i bambini. Storie del bosco antico e torneranno le stagioni. Mi piacerebbe, però un'impresa molto avere a che fare con i bambini, non devi barare, mi piacerebbe creare un librino che c'è un ragazzino, mettiamo 10-11 anni, che reagisce, siccome è intelligente e gli altri anche, ma lui è un leader e ce l'ha con questa scuola vecchia, obsoleta, fatiscente, ma non i muri, proprio i metodi, dove non si usano più le mani, dove la scuola è noiosa, li vedo andare a scuola, è chiaro che vogliono tornare a scuola come si dice, in presenza, ma soprattutto non tanto per lo studio, ma per trovarsi tra gli amici, tra le cose. E c'è questo ragazzino che dice no, così non va bene la scuola, dobbiamo dirglielo noi che così non va bene, dobbiamo creare una scuola che ci appartenga, che un bambino la mattina deve dire svelta mamma che devo andare lì a scuola. Ecco, una scuola, non dico steineriana, ma creativa, in cui il bambino studia sì la storia, Garibaldi, la geografia, quello che volete, parlo delle elementari e anche le medie, poi fa una scelta, ecco, in modo che il bambino si diverta. E quindi nelle scuole, l'ho detto 1000 volte, manderei artigiani, guide alpine, contadini, boscaioli, a insegnare che c'è la natura, che c'è la terra, c'è la vita. Guardate che tutti i soccorsi alpini dell'estate scorsa
non sono stati perrocciatori che cadevano, sono stati per gente che andava nella montagna, sulla montagna, lungo la montagna, in una maniera veramente disastrosa. Allora, se io mando a scuola le guide alpine un'ora a settimana o due, il bambino che poi diventerà giovane e adulto, come quei due dell'Areplan che mangiavano la cioccolata in cima alla vetta andando su senza nessuna sicurezza, ecco, allora il bambino adulto, perché si rimane sempre bambino, avrà delle indicazioni per non farsi male e per goderla la montagna o il mare. Io non m'azzarderei mai a prendere una barca e andare per mare. Infatti, in questo periodo poi di super lockdown, di aperture a metà, chi ha avuto il maggior numero di accessi è stata la montagna, come se la montagna avesse cominciato ad esistere solo dopo la chiusura delle città, ma la montagna è sempre stata lì. La montagna è stata rilevante quando si è parlato di Vaia, è stata rilevante, è rilevante ora. Scusa, abbiamo la libreria. È rilevante ora che c'è bisogno di prendere aria, come dire che bisogna, l'unico posto dove si può togliere la mascherina. Però la montagna soffre questo tipo di presenze, la gente di montagna e la montagna. No, beh, dipende, no, non soffre. L'unica sofferenza che potrebbe avere la montagna è creare di nuovo impianti, ce ne sono abbastanza, ce ne, di risalita, di gabinovie, seggiovie, schili, ce ne sono abbastanza. Non serve più di sboscare, ce n'è che può sciare tutto il mondo. La montagna, bisogna anche coglierlo. Perché c'è anche molta retorica sulla montagna. Diceva Pessoa, la natura, la montagna, mai si ricorda e perciò è bella. Quindi perché no? Perché non frequentarla la montagna? Ovviamente, come ho detto prima, ci vogliono delle basi anche di educazione, di buon comportamento. E quest'anno ho notato veramente, probabilmente con queste restrizioni, queste chiusure, la gente che andava al mare, andava prima al mare, ma non andava a navigare o a fare, andava in spiaggia a prendere il sole, come si fa da sempre, non potendo più andare lì perché c'erano dei limiti veramente insopportabili. Ha detto andiamo in montagna e hanno scoperto la montagna. Ovviamente c'è posto per tutti in montagna, che ne dicano i puristi, o perché sembra che certi naturalisti debbano stare solo loro in montagna. No, sì. Bisogna andare con educazione. Perché quando io sento dire andiamo lì, dicono no, c'è troppa gente, ma tu chi sei? Cioè, crediamo che la gente siano sempre gli altri. Gli altri. Venga la montagna, però scene come ho visto al lago del Sorapis, dove c'è una montagna che anni fa scalai, si chiama il Dito di Dio, poi verso Braies c'è la Punta del Signore, la Cima del Signore, cioè sono nomi anche belli, no? Lì al lago del Sorapis ho visto delle scene dove dire maleducazione è quasi un eufemismo. Ma tu stai lì, ti fai il tuo picnic, guardi queste cime, guarda questo lago che non esiste un altro colore così. Ecco, e in silenzio, lì nuotavano con canotti, immondi, urla, sbraitamenti. Non va bene così. Adesso non è che la montagna ne soffre, perché se la guardiamo realmente è lì, la montagna non gioca scherzi, ma non è che, non voglio fare la poetica della, però dà fastidio, perché vuol dire che hai portato la città sulla montagna, i tuoi problemi, che serve la radio a tutto volume sul lago del Sorapi per sentire cosa se vince la Juventus o l'Inter? Non siamo più capaci di usare la natura se non accompagnati o accuditi dalle necessità della modernità e di quello che succede. Io lascerei anche il telefonino spento in quei posti lì, a parte che non prende, perché la montagna sa dove spegnerlo. Educare, siamo tutti bravi a parole, ma se lei prende da qui e va al paesino di Cimolais, qui vicino, a piedi, come faccio io, prendermi i giornali e guardi il bordo della strada del passo, tiri su 50 quintali di immondizia. Questa non è l'educazione,
e manca, non a tutti, ma la massa manca. Vuoi dirci qualcosa di Vaia? Tante sono le cose che abbiamo sentito. Tu hai portato a casa, hai scolpito qualcosa sugli alberi caduti? Questi, il verbo di Vaia, invece che fare come, perché l'italiano è una brava persona. Ecco, diceva Oscar Wilde, l'italiano è molto intelligente, di conseguenza pigro. Cioè, coglie l'occasione, ci hanno abituato a ragionare in forma di denaro. Steiner lo diceva nel 24, nel 23, il demonio verrà sulla terra non con la zampetta di capra e il forcone, ma in forma di denaro. Io sono stato, ho studiato Steiner, Rudolf Steiner, e quindi invece che dire era caduto anche nella luna giusta, luna calante di novembre, perfetto, infatti sono ancora buoni. E allora il verbo doveva essere raccogliete, sparpagliatevi e raccogliete, perché lì non dura in eterno. Quindi c'erano abeti di risonanza fantastici, c'erano cirmoli da sculture che mi crepa il cuore saperli lì per terra. Ma non puoi andarla a prendere se non una previa domanda, dunque viene valutata dalla commissione. Gli alberi per terra non aspettano commissioni. Questi zelanti sapienti che devono incaricare come il governo adesso. Abbiamo un governo di ministri e incaricano altri per farlo funzionare, ma dove c'è finito? Ecco, allora era raccogliere. Chi più poteva raccogliere? Allora c'era quello che faceva con la segheria, quello che faceva il falegname, e gran parte di questi alberi si sarebbero resi utili. Adesso invece cosa ha fatto? Gli appalti vanno in Austria, perché l'Austria paga di più. Perché ha una cultura del legno che è superiore a tutto il pianeta, l'Austria. E quindi, oppure le ripicche, là è mio, non lo tocchi, lo lascio marcire. Ci vuole intelligenza a vivere. E l'intelligenza che suscita la sensibilità è il dono, il regalo. Invece noi siamo abituati, quanto mi dai di quello? Qui vengono ogni tanto da fuori, me lo vendi, cosa mi dai, dei soldi? No, rimangono sconcertati. Perché qua, da quando ho fatto libri e qualcosina ho racimolato, non vendo più le sculture, perché sennò sarei un egoista, le regalo a chi merita, perché io ho il naso da tartufi sulla gente, sento subito. Una volta venne una vecchietta di Zoldo, qualche anno fa, non tanti, mi piacerebbe quel crocifisso là, mi ha detto, e lo guardava, ma no, okay. Però metto via un po' di pensione, mi ha detto, e torno a comprarmelo. Se ne avevo 10, gliene avrei dati 10, gli ho dato quello lì, lo prenda e dica una preghiera. Ecco, questa è la gioia di far contento qualcuno senza ricevere l'obolo. Ma ormai è così. Se non educhiamo, se non tiriamo su una società di bambini e insegnare loro che i soldi hanno quel valore e non oltre, e educarli al tempo libero, e alle cose che bastano, che servono, che sono sufficienti, e non il di più o l'oltre. Guardate che io sento ancora adesso, anche nei paesi che passano, poi ognuno è libero di educare i propri figli come vuole, sinceramente no. Ma chi è che ha successo oggi? Non quello che fa libero, quello che ha la macchina più grande. E vedo le ragazzine, che figo quello, perché passa con la Porsche o con l'Audi, non è figo, bel niente. Cioè abbiamo educato i nostri ragazzi che hanno voglia di quel tipo di oggetto, e questo è sbagliato, perché se non lo avranno vivranno male e diranno perché a me no. Quindi l'essenzialità è il tempo libero, soprattutto tempo libero, questo è. Questo per chi leggerà il libro lo troverà detto anche da Celio con le tue parole, lo troverà più volte. Un'altra cosa la leggo perché mi sono segnata un'altra cosa, non abbiamo ancora tanto tempo Mauro, ma io mi sono segnata le cose che mi hanno parlato più al cuore di questo libro e mi piacerebbe chiederti qualcosa in più. Di Celio dici, era attratto dai non uguali, dalle cose che non assomigliavano alla massa. Non sopportava i gemelli, in paese ce n'erano 3 coppie. Quello che hai detto adesso dell'essere originali ha a che fare con questo? Beh, questo era un po' esagerato lui, perché lui
era anche, io credo di dirlo a un tratto del libro in una pagina, era un individuo anche insopportabile. Sì, lo dici era più volte. Era insopportabile. Era uno che gli dicevi buongiorno, non l'ho assaggiato, non so se è buono, quando gli giravo. Però questa era una lettura superficiale dell'uomo. L'uomo, quando ha una certa età, lo si deve guardare oltre il velo viside, nel fondo degli occhi, e capisci se è un uomo dolce, se è un uomo buono. Sceglielo era, solo che doveva difendersi. È un po' la mia vita, doveva difendersi a fare lo spaccone, l'arrogante, offendeva a volte. E, insomma, quando uno ti dice, scusi signore, è fresca che l'acqua, una fontana che correva da secoli e corre ancora, ma scusi, è fresca quella, la lasci correre 5 minuti e poi vedrà che diventa fresca. Insomma, uno si sente un povero diavolo, ma appunto non gli piaceva. C'era un impiegato qui che, come tutti gli impiegati, faceva lo stesso percorso, anche questa è una cosa che ho dimenticato di lui, lo stesso percorso, non dico dove lavorava, qua perché insomma, già, però dai, lavorava alla posta e via. E quindi faceva lo stesso, e mi diceva, io non so, c'è mocca il fè un mio dì a fiché la strada. Cioè, io non so come fa tutti i giorni a fare la stessa strada, al pura resdia in dall'altra banda e tornando. Cioè, lì stava male lui perché questo faceva la stessa strada. E se fosse stato Celio con quell'impiego, a parte che non avrebbe, no, sarebbe durato un mese, però avrebbe cambiato percorso. Cioè, l'ufficio era sempre lo stesso, ma almeno nell'accedervi trovava angoli nuovi, sassi, e questa, lui era terrorizzato dal ripetersi delle cose. Mauro, tanti sono i libri e tante le sculture. Mauro Corona è più uno scrittore o è più uno scultore? Ah, uno scultore sicuramente. La mia vita è questa da bambino, quando facevo il garzone nelle malghe, abbiamo fatto, con i miei fratelli, il secondo, quello morto in Germania, abbiamo fatto dai 7 ai 13 anni garzoni di malghe, solo vitto e alloggio. E anche lì, in quei rari segmenti di tempo libero, col coltellino intagliavo nasli, anche prima, con mio nonno. Cioè, io sono uno scultore. Come disse Borges, ripeto, mi è accaduto di avventurarmi a scrivere. E mi dà tanta serenità, tanto oblio della vita allo scrivere. Benjamin Disraeli, che non era uno spocchioso, disse, quando ho voglia di leggere un libro me ne scrivo uno, e aveva ragione, perché io la storia di Neve non la trovavo, e dentro di me volevo sentire quelle cose. E me le sono scritte, mi sono raccontato quella storia nel muro, ma tutti i libri. Io non trovavo quel tipo di storie lì. Si avvicinavano, tipo Juan Rulfo, La pianura in fiamme, o i libri di Márquez. Però io mi racconto delle storie. E vi dico la verità, non ho mai usato una tabella di successione dei fatti, di una scaletta. Io mi metto lì, infatti Sándor Márai... lo disse chiaramente quando gli chiesero cos'è la letteratura, l'80% vanità, il resto come qualcuno che ti suggerisce. Io mi siedo lì, e se, a parte la biografia di Celio, ma c'è molto anche lì di sentito da me, ma adesso che sto scrivendo un romanzo cui tengo molto, perché è un uomo che credeva di sapere e conoscere la natura, invece non la conosceva, ma gli è successo qualcosa che finalmente gliel'ha fatta conoscere a fondo. Mi metto lì e scrivo. Ad un certo punto mi viene in mente un teschio. Allora il protagonista gli faccio trovare un teschio in una grotta, ma quel teschio deve avere una logica. Allora mi viene in mente che quello fu portato lì da uno perché gli aveva rubato le capre, gli tagliò la testa. Cioè, no, ecco perché mi diverto a raccontarmi storie. E mentre la scultura non mi toglie dai miei problemi, dalle mie paure, dalle mie insicurezze, dalle mie fragilità, e nemmeno l'arrampicata riesce a togliermi da quello, e nemmeno la lettura, ma la scrittura sì. Io entro in un altro mondo e ogni tanto mi sveglio.
Ascolta, io credo di aver esaurito il nostro tempo. Mi piace dirti che quello che leggo nei commenti, che sono davvero tantissimi, è di persone che già il libro l'hanno letto e che ti ringraziano per questa scrittura. Qualcuno che dice sono a metà, qualcuno che chiede ma come va a finire? Insomma, mi sembra che tu possa essere, insomma, ci restituisci attraverso i libri, ma anche attraverso questa chiacchierata, l'immagine che noi tutti lettori tuoi ci siamo costruiti e che con queste ultime parole ci hai reso bene. L'idea che tu dentro a quella bolla scriva con una serenità che nonostante racconti fatiche, ma il racconto che a noi arriva è un racconto fluido, sempre che appassiona e insomma, quindi credo di poterti riportare i ringraziamenti di tutti questi lettori che stanno scrivendo, che scrivono sei un grande, sei un maestro, sei un profeta, io te li leggo perché gran persona, bella persona e ritorna spessissimo, guarda, ne abbiamo parlato all'inizio, ritorna spessissimo questo tema del maestro, grazie maestro, sei un maestro. Quindi quell'idea della scuola, magari si può lanciare un crowdfunding e Ma pensare di fartela mettere guardi, sulla scuola. 20 anni fa, forse anche di più, avevo, e deve essere ancora lì negli archivi, avevo fatto una domanda nel comune per creare questa scuola d'arte, si avrebbero anche i posti qui molto spaziosi. Io penso che ormai non so se ho più la forza perché ho 70 anni e quello che mi resta vorrei impiegarlo per me, però la farei comunque. Avevo i maestri che mi venivano gratis dalla Val Gardena a insegnare a questi, ma tutti, anche un adulto, finisce l'orario d'ufficio, viene su da Maniago. Questo era il mio sogno, creare una scuola di manualità, soprattutto di qualsiasi roba. E la domanda non ho avuto neanche risposta, è ancora lì. Però non sarebbero investimenti di milioni di euro come fanno. Mi viene da ridere, fanno campagne per piantare alberi quando la foresta ha invaso le case, i cortili, i lavandini. Cioè, c'è questa eclatanza del gesto, no? Piantiamo alberi, ma guardate che alberi ce n'è. E l'Amazzonia invece da difendere, che la stanno distruggendo il nostro polmone di ossigeno. Quello sì, lo stanno distruggendo per interessi. Quindi, volevo dire un'ultima cosa, che nei miei libri, nelle mie povere cose, diceva Goffredo Parise, uno dei più grandi, ho cercato col pretesto di raccontare una storia, un romanzo, o anche nella biografia di Celio, ho cercato di salvare una cultura che ormai è scomparsa, usi, costumi, tradizioni, la civiltà del tempo, come si faceva a mandare giù un carico con la teleferica, come si montava una teleferica. Ecco, non può, magari non interessa più a nessuno. Ma potrebbe essere la curiosità che spinge a sapere queste cose, anche un profano, perché uno di Milano, di Roma o di Treviso, che legge come si mandavano giù i tronchi, dice: ah, pensa, come facevano, che ingegno, che fatiche. Ma sapete che a Casso mi ha portato a vedere il mulino Celio, dove non c'era acqua, un mulino ad acqua senza acqua. È un miracolo, giravano l'acqua. A un certo punto, che c'era un piccolo ruscello che è lì, che canta ancora, riempivano un'enorme buca a monte del mulino, anche la buca c'è invasa dalle erbacce, dalle ortiche, dai giunchi, ma c'è, e mettevano dentro tanti metri cubi di acqua. Poi, a turno, chi serviva a macinare, lasciavano, aprivano questa, un mulino che non aveva acqua. Solo quassù si possono inventare. Quindi questa cultura va salvata. Un libro, oltre che un romanzo, quello che volete, deve essere anche una scheda tecnica che salvi, per rispetto della memoria e delle fatiche, quello che è stato. Grazie, grazie Mauro e facciamo tesoro di quello che dici, di quello che scrivi. E tutti quelli che dicono posso venirti a trovare, gli diciamo passate con rispetto, se ci sono bene, se no passate in osteria, ma non ora, per un po' teniamo duro senza No, l'osteria. compiranno un viaggio inutile. Sono, no, prima ero molto disponibile, dopo
dopo questa notorietà, guardate che io non sono un uomo famoso. Famoso era Sabin che aveva inventato il siero antipolio. Io sono un uomo noto, che non vuol dire niente, anzi. E quindi all'inizio la mia vanità mi aveva spinto a goderne di questa notorietà, di questo essere cercato, gli autografi, ma adesso veramente mi spaventa, perché di pari passo la notorietà suscita invidia, antipatie, rancori di gente che, non lo so, vedo un mondo molto incattivito. Se non pronunci bene una frase, anche in televisione, io ho rischiato molto, me l'hanno anche detto, perché dici, nell'enfasi dell'eloquio, del dialogo, dici una cosa che è normale, e invece sei suscettibile o passibile di querela, di denuncia. È un mondo che ti aspetta al varco, non voglio più saperne. Spero di fare la risacca di me stesso, scrivere i libri finché avrò forza, darli ai miei lettori, che li ringrazio, perché il lettore è come lo sherpa quando uno scala l'Everest. Se non ci sono gli sherpa che portano in su gli alpinisti con la roba, con l'ossigeno o senza ossigeno, nessuno avrebbe conquistato gli 8.000 della Terra. Quindi i lettori e i librai, perché un Grazie. libraio, se vuole, ti affossa, e i librai sono gli sherpa degli scrittori. Quindi, gli scrittori, calate un po' le ali e siate umili, e sappiate che se siete lì è perché ci sono i librai e i lettori. Quindi, grazie di cuore ai librai e ai lettori. Insomma, siamo una grande squadra, mettiamola così, una squadra che lavora insieme e da questo punto di vista Libri da Asporto cerca di fare davvero questo servizio. È bello questo Libri da Asporto, perché fin l'altro ieri sentivo pizze da Asporto, arrosti da Asporto, cene da Asporto, cibi da Asporto, anche vino a me me l'hanno asportato tanto prima che smettessi, ma l'ho messo al sicuro. Sentire Libri da Asporto ti apre il cuore. Asportiamo libri e Ecco, sparpagliamoli, ma non solo quindi i tutti. miei, anche i miei se mi date una mano. Certo. Mauro, grazie davvero di cuore Buona vita! e tanti saluti qui da E... parte di tutta la banda dei Lovat e a Ah, presto. grazie davvero. E vi auguro un Natale povero e creativo. Anche a me dà fastidio non poter andare dove mi pare a Capodanno con gli sci. Però proviamo a inventarci un Natale diverso. Abbiamo l'occasione. Un Natale povero e creativo. Inventiamoci di stare lì. Visto che lo si deve fare. Invece che piangerci addosso, cerchiamo un Natale diverso, l'unico. Ne abbiamo fatti tanti, tutti uguali, tutti uguali. Questo, quella, il cenone. Abbiamo l'occasione di fare un Natale e ho la sensazione che sarà un Natale molto più intimo e bello. Grazie. A tutti buona serata e ci portiamo per il Natale, ci portiamo nel cuore anche l'immagine del tuo albero fatto con la Oh, motosega. motosega, guarda che bello. Era già un Mauro. albero, Era già un è albero. paradossale che era già un albero distrutto e poi uno sta lì a fare un altro albero. Aveva ragione Cilio, era già un albero. Era anche un cabarettista Celio per certe cose, allora leggiamolo nel libro perché ci sono delle cose anche comiche. Assolutamente un cabaretti, e tra l'altro era anche uno che insegnava con la provocazione. Non so se ti ricordi quell'episodio, avevo appena cominciato a scolpire l'anno che morì, e disse: sei capace di scolpire un fiocco di neve? E certo, ho preso una fettina di acero che è bianco come la neve, l'acero, e il primo pezzo contiene sabbia, bisogna scartarlo, se no ti rovina gli strumenti, gli attrezzi, le sgorbie. Scolpì questo ottagono, non mi ricordo, con quelle stelline, no? E lui era lì che si scaldava. L'ultimo episodio, poi vi lascio. E lì, guarda che bello, toh! E lui prese, aprì le ruote di ghisa e lo buttò nella stufa. E lì un po' mi arrabbiai, ma non senza farglielo capire. Ma potevi lasciarmelo, che lo vendevo, dice, era il 75. Un fiocco di neve, mi disse, deve sciogliersi. Questo è andato a sciogliersi.
Quindi, nella sua brutalità, mi aveva detto, e io l'avevo colto dopo, l'ho colsi dopo, che non è niente di duraturo, che siamo neve al sole e che siamo destinati lì. La sua idea della morte era magnifica. Non aver paura che quando muori, muore anche la morte. È come un'ape che ti punge, muore anche lei. Guardate che sono cose grandiose queste. E certo che non vorrei morire per fargliela la morte che muore anche lei. Questo no, ma la riflessione fa pensare. Sì, tanti episodi. Prima che dicevi delle teleferiche, mi è venuto in mente quando lui, per scendere più veloce degli altri, saliva col carico sulla teleferica per arrivare giù e infilarsi in osteria prima di tutti. L'ho fatto anch'io quel giochetto. Benissimo. È un libro davvero, prendetelo per Natale, se fate un Natale, se vi passate un Natale intimo, come dice Mauro, questo è il libro davvero che vi può fare compagnia nei momenti... No, davvero, può insegnare Celio tante cose, soprattutto a non perdere tempo, a usarlo bene, a fare le cose che piacciono nel limite che è del possibile, ecco, a non sprecare... Ernesto Sabato, il grande scrittore, diceva: guardate signori che la vita si scrive in brutta copia e non c'è tempo di correggerla e ricopiarla in bella. Quindi capisco che non bisogna fare i parassiti, guadagnarsi il pane, ma se c'è uno scampolo, un brandello, uno straccio di tempo libero, bisogna usarlo. È certo che se ti piace lavorare nella tua azienda 20 ore al giorno e ti diverte, è quello sì, fallo. Ma quanti amici ho sentito, non ne posso più, allora molla. Vi ricordate il libro La Via del Sole? Era uno di quelli. Soldi, 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 la vita ti scorre come un rullo, non ti accorgi. E alla fine cosa fai? Vai di là. Quindi io veramente raccomando di ritagliarci tempo nostro. Ovviamente non solo questo libro, ma tutti i libri di Mauro sono un po' senza tempo, non scadono anche quelli, non sono a scadenza, sono libri che si possono leggere tutto l'anno. Credo davvero che abbiamo preso tutto il tempo che ci hanno lasciato. Mauro, un abbraccio grande, ancorché a distanza e con le mascherine. Eh sì, ce l'ho da qualche parte, ma qui sono da solo. Io. Esatto. Buona vita. Grazie a tutti, buona vita a te, Mauro. Grazie a voi, grazie davvero.